Grazie consigliere. Passiamo all'oggetto numero 3, eventi estremi legati ai cambiamenti climatici, strategie e azioni da parte della Regione Umbria per garantire l'integrità e la sicurezza delle comunità regionali. Interroga consigliere De Luca, risponde l'assessore Morroni. Prego consigliere De Luca. Da quando hanno lanciato l'allarme sui cambiamenti climatici, in Italia non è stato mai così freddo. Questo diceva Matteo Salvini 3 anni fa dal palco di Sassuolo. Vediamo gente che continua a svuotare i tombini, a parlare di grondaie. Lei, assessore, deve fare una scelta e deve capire se lei vuole stare dalla parte dei negazionisti oppure vuole proporre concretamente per il futuro della nostra regione delle azioni concrete per salvare vite umane e per mettere in sicurezza il nostro territorio. Pochi giorni fa il ministro della transizione ecologica francese ha dichiarato che l'obiettivo per il suo paese sarà quello di mettere in sicurezza attraverso una programmazione e un piano di adattamento che prenda a riferimento non più un aumento di temperature di 1,5 gradi, ma un aumento di temperature di 4 gradi. Quello che viene definito come lo scenario peggiore, ma che oggi è lo scenario più credibile. Questo significa immaginare attraverso dati scientifici, mettendo in mano a chi ha, diciamo, le competenze e che ha dedicato gli ultimi decenni proprio a fare questo, gli strumenti per poter programmare il nostro futuro. Quello che è successo in Emilia Romagna è sotto gli occhi di tutti. Quello che è successo in Umbria e nelle Marche pochi mesi fa è sotto gli occhi di tutti. Quello che è successo negli scorsi anni in maniera incredibile anche qui a pochi chilometri da qua, a Ponte Felcino, dove in 5 anni abbiamo avuto 2 volte 2 fenomeni 2 centennali, è sotto gli occhi di tutti. Quindi è evidente che ormai noi non possiamo più limitarci a ragionare sulla mitigazione, ma dobbiamo iniziare a ragionare sull'adattamento. Questo significa porre in essere le basi per ragionare su un programma che coinvolga tutti gli aspetti del nostro agire come amministrazione, dalle infrastrutture alla protezione civile, alla sanità, all'industria, all'agricoltura, alla tutela della biodiversità. È chiaro che continuare a navigare a vista non è più fattibile. Secondo quanto evidenziato nella strategia per lo sviluppo sostenibile della Regione Umbria, l'Italia si trova nel cosiddetto hotspot mediterraneo, un'area identificata nella ricerca scientifica come particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici. Il territorio nazionale è inoltre notoriamente soggetto ai rischi di diverso tipo, quindi fenomeni di dissesto, ce lo dico, c'è proprio la nostra regione, i nostri uffici, che da qui al 2000, diciamo, nei prossimi decenni noi avremo un aumento potenziale del 100% del rischio di frana. Quindi è all'interno della strategia nazionale, mi dispiace che non c'è l'assessora Gabbiti, all'interno della strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, che adesso in questo momento è sottoposta a VAS, l'Umbria viene indicata tra le regioni più plausibilmente colpite in ordine all'impatto che i cambiamenti climatici potrebbero avere nei settori del turismo. Noi abbiamo regioni che stanno facendo quello che la nostra regione invece ha scelto di non fare. Quindi all'interno della definizione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile è scritto nero su bianco che la Regione Umbria non predisporrà una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici. La Regione Marche ha sviluppato nel 2000, ha approvato col DGR numero 322 13/3/2023, la potete vedere tutti,
adottando un proprio piano di adattamento ai cambiamenti climatici. Stessa cosa ha fatto l'Abruzzo, l'Emilia Romagna, la Sardegna, il Piemonte, insomma la Liguria, non regioni sinistroide. Quando andiamo a vedere quello che sono oltretutto nel dettaglio questi piani di adattamento, ci sono spunti estremamente interessanti, ripeto, e che ci dovrebbero dare una grossa base di riflessione nel modo in cui noi stiamo affrontando e stiamo il governo del territorio, la protezione civile. Ritenuto che quindi diventa a questo punto indifferibile la necessità di adeguare una pianificazione e la conseguente attuazione di politiche di adattamento ai cambiamenti climatici, una programmazione che quindi vada oltre le misure che volte al raggiungimento della neutralità climatica, quindi non possiamo, ribadisco, più limitarci a dire smettiamo di fare, cioè facciamo quello che è inevitabile per evitare l'estinzione, quindi smettere di aumentare e di emettere gas clima alteranti nell'atmosfera, ma dobbiamo adattarci. Quindi interrogo la Giunta, nella fattispecie il vicepresidente Morroni, per sapere a che punto sia l'acquisizione degli scenari a livello locale degli effetti della crisi climatica sui vari settori socio-economici e del governo del territorio, e se si stia quindi predisponendo un piano di adattamento ai cambiamenti climatici per garantire l'integrità e la sicurezza delle nostre comunità in tutto il territorio regionale. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Morroni. Sì, grazie vicepresidente. Consigliere De Luca, facciamo anche un po' di storia magari stamane. La Regione, tramite il servizio rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo, ha condotto un progetto di ricerca denominato siccità e cambiamenti climatici, cosiddetto SECLI, i cui esiti sono stati raccolti in un rapporto presentato, parliamo del giugno del 2014, in occasione della Giornata Mondiale per l'Ambiente, grazie al quale sono stati implementati studi e prodotti riguardanti precipitazioni intense, emergenze idriche ed indicatori climatici, in particolare inerenti alle risorse idriche. Tali evidenze, ed ecco perché le richiamo, sono confluite nel piano di tutela delle acque relativo all'aggiornamento 2016-2021. Nel 2021 l'Università degli Studi di Perugia, il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, ha condotto uno studio di dettaglio sui dati osservati dagli strumenti del Servizio Idrografico Nazionale prima e dal Servizio Idrografico Regionale poi, dal titolo Principali indicatori climatici in Umbria, nel quale vengono esposti i risultati ottenuti su un sottinsieme di sensori con serie storiche di dati consistenti. Lo studio ha evidenziato quanto segue. Innanzitutto, quasi tutti i sensori di temperatura analizzati mostrano trend in significativa crescita. Per tutte le stazioni analizzate, con l'eccezione di Monte del Lago, che è notoriamente una delle località meno piovose del territorio regionale, l'andamento dello spessore di pioggia accumulato anno risulta in netta diminuzione. Per quanto riguarda le piogge intense, non si evidenziano chiare tendenze di crescita o diminuzione nel corso degli anni. Gli indici climatici relativi alla piovosità hanno evidenziato andamenti spazialmente omogenei, non presentando aree della regione Umbria che si comportano in modo diverso rispetto ad altre. I cambiamenti in atto sono così repentini che risulta necessario aggiornare ed approfondire quanto fatto negli anni precedenti. Da tale scopo è stato elaborato il progetto regionale Rimo Clima, rete integrata meteorologica Umbria, sportello meteo climatico Umbro, inserito dall'amministrazione regionale tra quelli del POR FESR 2127, l'azione 2.4, approvato con delibera di giunta regionale la numero 1147 del 4 novembre dello scorso anno ed in attesa di copertura finanziaria. All'interno dello stesso progetto è previsto anche un aggiornamento ed un approfondimento funzionale del SECLI, che come le ricordo era il progetto di ricerca sulla siccità e i cambiamenti climatici.
I due progetti permetteranno di ottenere gli strumenti in grado di definire gli scenari climatici anche a livello locale, quindi con un approccio anche di dettaglio che ci sembra necessario. Per quanto attiene le osservazioni sulla strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, mi preme ribadire quanto segue. Quanto sarà evidenziato dal progetto Rimu Clima verrà approfondito in relazione ai dati che emergeranno, il capitolo della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile riguardante proprio specificatamente la prevenzione dei rischi e adattamento ai cambiamenti climatici ed in particolare con la collaborazione di tutti i servizi regionali coinvolti verranno definiti gli effetti dei cambiamenti climatici sui vari settori socio-economici e del governo del territorio. Quindi sarà possibile definire azioni strategiche di intervento da porre in atto. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere De Luca per la replica. Ovviamente non mi ritengo soddisfatto, Assessore, perché lei implicitamente mi ha affermato che non intendeva redigere un piano di adattamento ai cambiamenti climatici. Quello che lei ha detto è sicuramente importante, c'è cioè un'attività di studio, ma non è minimamente sufficiente. Sta parlando solo esclusivamente di uno degli aspetti. Le faccio un altro esempio. Il Sole 24 Ore, all'interno della classifica pubblicata pochi mesi fa, ha definito come la città di Terni sia la città in Italia a maggior rischio per ondate di calore, identificate come giornate consecutive per più di 3 giorni con temperature superiori ai 30 gradi. Questo è stato il trend degli ultimi 10 anni. Quindi all'interno del territorio regionale non c'è soltanto un problema relativo esclusivamente a ciò che riguarda la piovosità o quello che riguarda, c'è un problema concreto anche per quello che riguarda la gestione a livello sanitario di quello che può essere una sistematica verificarsi di ondate di calore e con tutte le conseguenze che ci sono ovviamente sulle persone più vulnerabili. Qui parliamo di tutto quello che riguarda la nostra attività umana, quindi è imprescindibile che lei assuma la governance di questa situazione, chiami l'Università di Perugia, c'è un protocollo e l'ho visto e l'abbiamo anche citato per definire quindi un rapporto sistematico con l'Università di Perugia per scambio di dati e per scambio di studi, ma non è più fattibile che forse, ripeto, anche per una questione, non lo metto in dubbio, di dover magari accarezzare parti e brani della maggioranza che su questo invece non fanno altro che sperticarsi in teorie negazioniste, perché di questo stiamo parlando. Se le serve l'agibilità politica, noi siamo qua. Grazie, passiamo all'oggetto numero 4, intendimenti della Giunta regionale riguardanti il prelievo venatorio della specie allodola per la stagione di caccia 2023-2024. Interroga il consigliere Puletti, risponde l'assessore Marroni. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Questa mia interrogazione nasce dopo il 24 febbraio del 2023, quando si è riunito presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste il tavolo tecnico per analizzare i dati relativi alla rendicontazione degli abbattimenti della tortora selvatica e dell'allodola, al fine di assolvere le richieste pervenute dalla Commissione europea riguardanti i miglioramenti ambientali previste dalla normativa comunitaria e nazionale. Dai dati raccolti, per quel che riguarda nello specifico il prelievo venatorio della specie dell'allodola, sarebbe emersa una situazione preoccupante e lacunosa nella rendicontazione degli abbattimenti mediante il sistema dei tesserini in 3 regioni, Lazio, Calabria e proprio Umbria, Assessore. Relativamente all'allodola, la mancanza di informazioni relative all'attività venatoria in Umbria negli anni precedenti potrebbe, utilizzo il condizionale, comportare per il 2023 il divieto di caccia per questa specie da parte degli organi preposti, che potrebbero quindi non autorizzarne l'inserimento delle centrali specie calciabili nel calendario venatorio regionale 23-24 attualmente in fase di discussione.
Considerato che la caccia all'allodole Lumbria, particolarmente sentita e praticata dalle doppiette della nostra regione, che rischierebbero ingiustamente, loro malgrado, di vedere messa in discussione la possibilità di dare seguito alla loro passione, che li porta per questa addirittura a spostarsi sia in Toscana che nel Lazio, tutto ciò premesso e considerato, interrogo assieme al collega Mancini e la giunta regionale per conoscere quali sono gli intendimenti, le azioni che vorrà questa giunta porre in essere per scongiurare il paventato divieto di prelievo venatorio della specie allodola relativamente alla stagione 23-24, stante la situazione precedentemente esposta. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Morroni. Sì, grazie vicepresidente, consigliera Puletti. Il quadro di riferimento per il prelievo venatorio dell'allodola delineato nel piano di gestione nazionale della specie non risulta modificato rispetto alla precedente stagione venatoria 2022-2023. I dati disponibili relativi alla rendicontazione degli abbattimenti e alle azioni di miglioramento ambientale sono stati trasmessi all'ISPRA e al Ministero dell'Ambiente per gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. La possibilità di prelievo dell'allodola è stata pertanto inserita all'interno della proposta di calendario venatorio 23-24 adottata dalla Giunta regionale con la delibera numero 427 del 26 aprile scorso. La proposta di calendario è stata inoltrata, come da procedura, alla terza commissione consiliare permanente e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, all'ISPRA, per l'acquisizione dei pareri previsti dalla normativa vigente. Quindi non ci risultano problematiche concernenti le questioni da lei sollevate nell'interrogazione. Grazie assessore, prego consigliere Puletti per la replica. Grazie vicepresidente. Io, ricordando che questa chiaramente è un'interrogazione protocollata il 19 aprile, ricordo all'assessore che chiaramente nel momento in cui ci sono magari delle comunicazioni anche posteriori magari alla sollecitazione che più di un'occasione come Lega abbiamo fatto relative anche non soltanto al calendario venatorio, magari anche attraverso gli uffici di poter comunicare determinate situazioni, anche perché, e questo lo dico semplicemente per evitare poi allarmismi inutili, nel momento in cui tra i cacciatori, tra le associazioni venatorie circola un documento sottoscritto dal Ministero dell'Agricoltura, dove il dottor Dupré del Ministero all'inizio della videoconferenza ricorda che questo incontro si è reso necessario per l'invio dei dati della Commissione europea che li ha richiesti, e scorrendo tra vari interventi di Marche, Lombardia, WWF e quant'altro, si specifica attraverso appunto questo sorta di documento che esce proprio dal Ministero, il signor Dupré dice che bisogna completare i piani di gestione in maniera incrementata per poter continuare il prelievo. La rendicontazione delle regioni su allodole è impietosa. I dati dei tesserini venatori presentano tre buchi evidenti, Calabria, Umbria e Lazio, quindi nel momento in cui gli uffici magari comunicano i dati e contemporaneamente circolano certi documenti, è anche bene magari condividere alcune informazioni proprio per evidenziare il buon lavoro fatto, anziché apprenderlo attraverso delle interrogazioni che, come detto in più di un'occasione, spesso è la Lega a sollevarle proprio perché ci mancano informazioni anche dal mondo venatorio e delle associazioni. Un assessore, se vogliamo metterla in questa maniera, magari anche gli assessori potrebbero rispondere ai messaggi, no? Quindi vogliamo, questa è una questione che comunque riguarda un po' l'aspetto diciamo nostro interno di maggioranza. Detto questo, anche perché non mi risulta che sia diciamo la prima volta, visto che io ho sempre tra i documenti il piano gestione nazionale della tortora selvatica del 2019, dove agli atti, dai dati disponibili, manca l'Umbria e il Lazio, tutte le altre regioni lo hanno comunicato. Quindi assessore, semplicemente la invito, qualora lo ritenesse opportuno, lo invito come Lega insieme anche al consigliere Mancini, di rendere magari informazioni che possono essere utili sia al mondo venatorio sia alla nostra azione politica. Grazie.